È una situazione che stiamo, come sapete, approfondendo. Noi abbiamo da un lato, come evidente, un interesse economico importante da tutelare, che sono il valore dei diritti per quanto riguarda la Lega, e abbiamo anche un interesse che noi riteniamo molto importante, quello di tutelare il diritto, diciamo, di queste società e dei loro tifosi alla continuità trasmissiva. Quindi abbiamo questi due punti di riferimento e stiamo cercando di individuare delle soluzioni che possano contemperare questi due aspetti. Cosa risponde al Corriere della Sera, insomma, ha un po' attaccato la Lega sulla questione Ranocchia? Per la verità ho visto che oggi c'è un secondo pezzo che è molto più, come posso dire, fedele alla situazione reale, cioè c'era un vuoto normativo in quel caso che non poteva essere colmato da un'interpretazione e comunque un meccanismo normativo che non compete alla Lega. Noi per la verità abbiamo lavorato tutta la giornata dell'altro ieri, per trovare delle interpretazioni plausibili e consolidate. Quando andiamo a dover prendere atto di certezze assolute che solo una normazione già esistente può dare, quello non esiste e non era certamente né nelle potestà né nelle prerogative della Lega né farlo autonomamente perché non le compete e nemmeno farlo ad horas. Quindi noi abbiamo, io credo, lavorato tutti con molto buon senso. Ci sono tipologie nuove che si vedono anche con l'evolversi di nuovo tipo dei mercati e che vanno messe a posto. Però credo che onestamente la Lega non abbia da quel punto di vista assolutamente nulla da rimproverarsi, anzi ha fatto tutto quello che era nelle sue prerogative. Hai intenzione di rimanere Presidente della Lega? Sono qui, abbiamo l'assemblea.